Liberi.tv, siamo alla Lamezia Terme, siamo al locale Narghilia. Oggi c'è un convegno dove si parla di diritti egualitari. Siamo con l'Arcigay Lamezia Terme, il comitato Caleidos, e in questo momento siamo in compagnia della dottoressa Titti D'Amico, psicoterapeuta e psicologa clinica. Buonasera dottoressa. C'è questo convegno, grazie. Si parla di omofobia, si parla di diritti, si parla di diritti egualitari. Ci può anticipare di che cosa parlerà nel suo intervento? Sì, io nel mio intervento parlerò specificatamente del matrimonio e della possibilità anche di creare delle famiglie, di avere dei figli, e quindi il riconoscimento di diritti sia per la coppia omosessuale che anche per quanto riguarda la possibilità di esprimersi nell'aspetto della genitorialità. Secondo lei in questo momento l'Italia è pronta per fare questo passaggio, nel senso per dare il diritto anche alle coppie omosessuali ad accedere all'istituto del matrimonio civile, quindi anche all'adozione o alla filiazione, al riconoscimento dei diritti pieni come le coppie eterosessuali, alla luce anche di questo importante passo fatto proprio in questi ultimi giorni, perfezionato in questi ultimi giorni dalla Francia? Sì, anzi, oltre la Francia, in questi ultimi giorni anche il Brasile, no? Che forse dal punto di vista culturale è una cosa ancora più significativa che lì si è arrivati a questo punto. Io realisticamente devo dire che secondo me in Italia al matrimonio purtroppo ancora non siamo pronti. Secondo me siamo pronti al riconoscimento dei diritti. Infatti abbiamo visto l'ultimo intervento anche del presidente Napolitano contro l'omofobia, che secondo me comunque è stato un grosso monito, no? E ha avuto anche un significato culturale importante. Quindi secondo me siamo pronti a quello, e da lì io mi auguro che il passo sia breve per quanto riguarda poi il matrimonio, perché capisco e ritengo giusto che gli omosessuali non si accontentano soltanto del riconoscimento dei diritti, ma vogliono avere proprio il matrimonio, che tra l'altro lo vedo anche come un'assunzione di responsabilità uno nei confronti dell'altro. Mi ha chiesto poi per quanto riguarda l'adozione, per quanto riguarda il poter avere dei figli. Sappiamo tutti che in realtà le coppie omosessuali già stabilizzate hanno dei figli, no? Certo, ce ne sono circa 100.000 in Italia. Appunto, ce ne sono circa 100.000 in Italia, quelli dichiarati, quelli riconosciuti, quindi noi sappiamo bene che sicuramente vanno molto al di là. E sappiamo anche come fanno ad avere questi figli, o con la gravidanza surrogata in USA che è legale, o con la legge sull'adozione per i single. Allora noi non vorremmo che gli omosessuali debbano ricorrere a queste strategie per avere questo. Noi vorremmo che tutto potesse essere fatto alla luce del sole, e soprattutto vorremmo che anche questi bambini non debbano dover dare ulteriori spiegazioni di quanto devono dare della loro condizione agli altri, quindi anche per la visibilità di questi bambini e per il riconoscimento a loro di una vita adeguata e serena. Ho un'ultima domanda per lei. Sulla base della sua esperienza di medico, per cui di operatrice, certo di psicoterapeuta, ci sono ancora oggi molte persone, molti genitori ad esempio, che portano i propri figli con diciamo l'idea che l'omosessualità sia una perversione piuttosto che una malattia, piuttosto che un qualche cosa si possa curare? E allora io devo dire che anche questo purtroppo, dalla mia esperienza clinica ormai trentennale, perché è un'età, io devo dire che nel nostro ambiente innanzitutto tanti omosessuali sono coperti, cioè tanti omosessuali hanno famiglia. Hanno una famiglia eterosessuale e quindi coprono purtroppo ancora oggi la propria omosessualità dietro un'apparenza di eterosessualità, con chiaramente le normali complicazioni che si creano nella vita loro, nella vita dei loro figli e in queste famiglie.
Per quanto riguarda il vedere l'omosessualità come perversione, secondo me questo ormai è scomparso, perché il fatto che l'omosessualità da vari decenni sia stata proprio dall'elenco del Ministero, insomma, sia stata tolta giustamente dalle malattie, e col fatto che a lungo si è spiegato perché l'omosessualità non può essere considerata una malattia, siamo lontani ormai dal vederla come una perversione. Cominciamo, ecco, quello che io vedo come posizione comune è che tutti riconoscono, cominciano a riconoscere i diritti, però, come dire, vi riconosciamo i diritti, non ci, tra virgolette, contaminate. Secondo me anche questa posizione non basta, perché dobbiamo andare oltre, noi non possiamo accontentarci, secondo me, di questo, bisogna andare oltre. Un'ultimissima domanda per lei, cioè oggi siamo, diciamo, abbiamo una società che tutti quanti i sondaggi dei maggiori istituti demoscopici accettano anche con maggioranze schiaccianti il matrimonio egualitario, e in misura minore però anche con un margine di maggioranza anche il discorso delle adozioni. Secondo lei ci sono possibilità in Italia affinché a breve si possano avere degli istituti alternativi o l'istituto stesso del matrimonio egualitario? Secondo me questo è un momento buono. Cioè, secondo me questo momento in cui è necessario muoversi bene, perché in questo momento forse si può arrivare a dei riconoscimenti e si possono fare dei passi avanti significativi per arrivare a breve anche a quello che lei dice, quindi al matrimonio egualitario e contemporaneamente alla legge sull'adozione. D'altra parte tutto è successo in tutti i paesi nell'ultimo ventennio, no? Cioè, quindi stiamo vedendo che anno dopo anno varie nazioni si aprono a questo. Io lo vedo un momento buono in Italia questo. Certo, dipende anche dalla capacità di sensibilizzare, dalla capacità di muoversi, e in quest'ottica noi già abbiamo fatto anche un convegno molto importante a Vibo proprio sul matrimonio egalitario, e da qui parte anche la mia presenza qui oggi per dare una mano per questa battaglia a cui io riconosco ogni validità. In ultimo, se mi posso permettere, parliamo di omofobia. Allora, l'omofobia è l'odio incontrollato, ingiustificato nei riguardi delle persone omosessuali. Però esiste sempre questo termine omofobia, che si accosta un po' più ad un disturbo come può essere la paura dell'acqua, l'idrofobia, oppure la paura, l'agorafobia, oppure la paura degli spazi chiusi. Non lo so, lei pensa che nel retropensiero della persona omofoba c'è effettivamente un disturbo, o siamo più nel campo del vero e proprio odio razziale? Guardi, io ho una formazione psicanalitica, secondo la mia formazione paura e desiderio coincidono, quindi a livello intrapsichico, proprio a livello clinico, fondamentalmente la persona omofobica è, può essere una persona che a livello latente è omosessuale. La famosa omofobia interiorizzata? Sì, e quindi attraverso l'omofobia schiaccia quello che considera il demone dentro di sé. Quindi sicuramente in alcuni casi l'omofobia è giustificata da fattori intrapsichici e quindi di natura patologica. In altri casi però sicuramente quella più superficiale, direi, è condizionata da fenomeni razziali e da pregiudizi e preconcetti che comunque ancora esistono. Ringraziamo molto Ditti D'Amico per averci concesso questa intervista. Grazie a lei e buon convegno. Buonasera a tutti e grazie di nuovo. Grazie.